Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, io domani è il compleanno del Pisa, è il 9 aprile e quindi il nostro Pisa è nato il 9 aprile 1909 e quindi compie 112 anni. Bene ragazzi, per questo particolare evento io avevo promesso che avrei fatto qualcosa e così è stato. Allora, io domani porterò sul canale l'ingegnere Raffaele La Trofa, dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Pisa, e quindi parleremo fondamentalmente e principalmente di stadio, quindi del nuovo stadio e praticamente di quello che fondamentalmente hanno parlato. Magari diamo un po' di quello che hanno parlato Knaster insieme a Corrado con il sindaco, magari vediamo un po' se a breve inizieranno i lavori appunto della nuova struttura e niente, a che punto siamo insomma col progetto, a che punto siamo con l'avvio dei lavori, insomma tutto quello che riguarderà fondamentalmente lo stadio, il nostro stadio, insomma, ecco. E niente, io non aggiungerei niente di più. Insomma, fondamentalmente domani faremo parlare l'addetto ai lavori e quindi mi raccomando, sul canale venite numerosi e così avete anche la possibilità di formulare domande e, insomma, magari se avete qualche dubbio, anch'io in primis ce l'ho, diciamo, quale sarà la capienza dello stadio, insomma tutto quello che riguarda appunto il nostro stadio. Bene ragazzi, io non mi dilungo oltre, vi dico solo una cosa: domani alle 21:30 ci sarà, ripeto, l'ingegnere Raffaele La Trofa dei lavori pubblici del comune di Pisa. Bene, io per questa breve introduzione la finirei qua. Mi raccomando, domani numerosi per questo evento. Vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!